Salve a tutti e bentornati su Italian Maker. Nel video di oggi faremo la seconda parte della recensione della nostra Canon 5D Mark IV, analizzando questa volta l'autofocus e le sue incredibili caratteristiche e velocità. Andiamo a vedere come si comporta nell'uso all'aria aperta. Per fare questo test abbiamo impostato la macchina in modalità di fuoco servo, quindi che senza dover ricliccare l'autofocus, quando il soggetto torna in fuoco continua a seguire il soggetto. Inoltre mettiamo la modalità di scatto su raffica e andiamo a impostare la modalità di autofocus della Canon sua modalità preferita, cioè ovvero questa reflex ha varie modalità di fuoco. In questo caso io andrò a mettere quella per le biciclette o le auto sportive, ovvero che appena il soggetto entra nel mio punto di fuoco lo aggancerà istantaneamente. Imposto la raffica su raffica veloce, che quindi equivale a 7 foto per secondo, e adesso nel momento in cui Dario tornerà di qua con la macchina proverò a fare una raffica per vedere quanto viene inseguita la macchina e agganciato il fuoco correttamente sul veicolo. Ecco che torna Dario. La Canon ha lavorato molto bene, mantenendo sempre il fuoco perfettamente su ogni scatto. In questo caso ho deciso di mettere a fuoco il leoncino della Peugeot. E in tutti gli scatti mi sembra notevolmente nitido. In questo momento avevo impostato l'autofocus non sul punto singolo centrale ma sull'automatic zone, ovvero riconoscere in automatico in che punto del fotogramma si muove il soggetto interessato e in base a quello mette a fuoco, e ha lavorato veramente bene. Allora, ora abbiamo settato la reflex con un tempo di scatto alto, un 1600esimo, e con f2.8. In questo modo il fuoco staccherà soltanto sul punto interessato e riusciamo a concentrarci meglio sull'affidabilità dell'autofocus. Perché se avessimo lavorato a F8 sarebbe stato comunque tutto a fuoco e avrebbe avuto poco senso la prova. In questo modo riusciamo a concentrarci soltanto su quello che ci serve, quindi se l'autofocus è in grado di muoversi e anticipare la macchina in modo correttamente. Ora scatterò sempre una raffica a 7 frame per secondo mentre Dario si avvicina, utilizzando l'obiettivo a 200 mm per avere sempre più stacco possibile. Ok, ora anziché usare le 4 ai 9 punti ho provato a usare l'aria estesa con autoriconoscimento. Vediamo come lavora. Allora, secondo me lavora meno bene. In questo caso è andato a fuoco dietro sul palazzo e non ha preso il fuoco sulla macchina. Quindi questa modalità di fuoco non mi entusiasma, preferisco il selezione punti a 9 punti estesi, che è quello che uso di più. Tranne quando passa molto vicino, che quindi sta sotto il 2,5 metri di autofocus che ho impostato sull'obiettivo, fa fatica a mettere a fuoco in questi casi molto vicini. A parte questo, dicendo io dove mettere a fuoco, quindi col joystick della 5D spostarmi sull'area selezionata, riesco a ottenere il fuoco esattamente dove voglio io con una precisione notevole. Provo adesso a lavorare in single punto, sempre cambiando con questo nuovo pulsantino che la Canon ha introdotto, è comodissimo per cambiare punto. È più difficile perché appunto bisogna ricomporre avendo un solo punto inquadrato. Ma sicuramente aumenta la precisione perché il fuoco andrà soltanto su un solo punto che impostiamo noi e non su un'area vasta in cui può facilmente uscire dal fuoco come è successo appunto prima. In questo caso la macchina era bianca, il palazzo dietro era bianco e ha fatto poco contrasto e non è riuscito ad andare a fuoco accuratamente. Allora, ora proviamo un'altra tipologia di foto. Anziché fare un inseguimento di una macchina, facciamo un inseguimento sportivo di una persona che corre. In questo caso Dario si presterà non a guidare ma a correre e proveremo un inseguimento a vedere quanto la macchina riesce a tenere appunto il soggetto agganciato su una persona che corre, quindi più piccola di una macchina un po' più difficile. Possiamo abbassare leggermente il tempo di scatto essendo in ombra e essendo Dario più lento di una macchina e proviamo appunto a mettere la modalità corsa, visto che c'è impostata,
ma tengo il punto che dico io di fuoco nella zona 9 aree. Non metto il singolo perché farei fatica a agganciare l'aereo perché è molto piccolo. Almeno in 9 zone riesco a prenderlo. Zona automatico, visto che fa un po' fatica se c'è poco contrasto a agganciare. In questo caso Dario ha una maglietta scura e l'ambiente è un po' scuro perché è in ombra e avrebbe fatto fatica. Invece così dovrei stare tranquillo. Vediamo come lavora. Allora, prima abbiamo provato a filmare Dario in una situazione di ombra in cui abbiamo notato che l'autofocus faceva un pochino più fatica, poiché c'era sullo sfondo comunque del sole, quindi faceva troppo contrasto tra luce e ombra e poco contrasto tra Dario e l'ombra. In questo caso mettiamo Dario al sole, quindi è una situazione più favorevole per la foto, e vediamo se l'autofocus riesce a lavorare in modo più efficace. Con la luce giusta riesce molto meglio a agganciare ed è più efficace, riesce a tenere molto meglio la foto ed essere più nitida, anche perché gli ISO stanno più bassi avendo più luce. Adesso proviamo a farne uno in cui Dario correrà molto più velocemente rispetto adesso e vediamo se l'autofocus comunque riesce a stargli dietro nonostante la velocità maggiore. Quindi abbiamo potuto vedere i pro e i contro di questo autofocus. Allora, nel momento in cui decidiamo di fare la selezione dell'aria automatica, deve esserci le condizioni ottimali di contrasto, perché sennò abbiamo visto che va a selezionare quello che vuole lui e non sempre aggancia. Selezionando invece il punto manualmente che voglia noi e o cambiando la composizione per mantenere il punto di autofocus sul soggetto o col joystick spostando al punto dove ci interessa, l'autofocus tiene molto bene. Non ce la fa in tutte le situazioni, ovvero prima quando Dario correva, che era lui in ombra ma sullo sfondo c'era molta luce, faceva fatica a tenere il fuoco sul soggetto perché sentiva un contrasto più dietro e quindi lui cercava il fuoco là. Invece in condizioni di luce piena, qua dove ha corso al parco, dove ha corso in piena luce e la nostra macchina muovendoci all'interno del parcheggio in piena luce, l'autofocus lavorava perfettamente. Quindi per lavorare al meglio delle sue capacità, andando comunque a 7 fps che non sono pochi, specialmente per una full frame, e non essendo un corpo destinato a un uso sportivo come può essere la 7D o la 1D, comunque ha delle caratteristiche ottime ed è un enorme passo avanti rispetto sia dalla 6D che alla 5D Mark III e specialmente alla 5D Mark II in nostro possesso. Siamo generalmente soddisfatti dell'autofocus. Ovviamente le prestazioni non dipendono soltanto dal corpo macchina ma anche dall'obiettivo. In questo caso abbiamo un ottimo obiettivo che riesce a essere veloce. Non è detto che col 16-35 sicuramente non ha queste prestazioni di autofocus, dipende molto dall'obiettivo. Però il corpo riesce molto bene a identificare dove il soggetto deve essere a fuoco e riesce a raggiungerlo in modalità abbastanza rapida e precisa. Per questa recensione sull'uso dell'autofocus della 5D Mark IV è tutto e vi aspettiamo alla prossima puntata per vedere le sue capacità in condizioni di basse luci. Un saluto a tutti da The Italian Maker.